vi stavate aspettando un pornazzo tra io e Kairi? Ciao a tutti lopendisti, come butta? Spero che vi butta alla grande. Visto che Street Racing Syndicate vi sta piacendo moltissimo. Ma la cosa che non lo capisco è che continua a mettere 27 iscritti. Ieri giorno o ieri sera abbiamo raggiunto 28 iscritti. E fin qui tutto bene. Ora siamo di nuovo a 27 iscritti. Buone notizie, ti sono ripreso la mia voce. Davvero? Buon per te. Grazie Sora. Vai subito a Sactioned, perché tu sei messo male con i soldi. Ok Riku, ora vado subito a Sactioned. Wow, non mi aspettavo che questo raduno avesse un potenziale. Comunque ragazzi, questa crab dove vi ho parlato sulla crab rivale. Questa crab si chiama Sactioned Meet, una crab dove fanno i raduni di tuning, ma la cosa più bella è che potete gareggiare gratuitamente. Ora vado a scommettere 2000 Loquen dollari. Allora vediamo cosa sai fare, fallito di merda. Tanto la tua vita da loquinista deve finire al frantumi, schifoso lezzo. Adesso devo combattere con sti cazzo di haters, che palle. Lascia stare Sora, tu continua a vincere questa gara, come ha fatto Michela, che finisce una figura di merda, agagagaga. Senti Troietta, appena vinco questa gara, è meglio che tu devi stare con me, piuttosto che tu stai qui al cesso di Sora, xdxd. Quell'XD lo utilizza ai ritardati, come diceva sempre Tagiti Loquendo TV, XD non è da veri loquendisti. Ben detto Sora, XD non è da veri loquendisti. Bla bla, Tagiti Loquendo TV, è solo un coglione senza vita, XDXD. Stai facendo incazzare ad una persona sbagliata amico mio, quindi non ti conviene farlo, basta di me. Non ti azzardare mai ad offendere Tagiti Loquendo TV, puoi anche insultare Zar 91, ma non a Tagiti Loquendo TV, pezzo di me. Che è successo? Ma qui è cocco! Senti, non mi far salire il russo incazzato e neanche il siciliano incazzato, vecchiaccio di merda. E spattimi chi fa culo! Zap no no, zap è qui, nati a succa, naga, carro te blan, nelle scuole quali sarà, garrazia, ma su assa, carro te blan, verrio! Succa blan! Sora, ma che cazzo? Esatto Sora. Ma che cazzo? Senti, non ti ci mettere anche tu, su Bayfield, Los Angeles, ora basta, haters di merda. Calmati Sora, lasciali stare a questi scemi, loro non hanno a che fare. Soprattutto nominare. Ehi, io non c'entro niente, volevo solo sapere perché ti sale il russo incazzato, solo quello. Vuoi sapere il perché mi sale il russo incazzato? Perché c'è nonno spacca tutto di Davide Chio, ecco il perché. Ah, quindi ti fa incazzare? Sì, ma non così tanto nominè. Allora potrà dire che gli diamo di nuovo uno spric sprac di plastica in questo momento. Ne azzeccate l'ondo culo spric sprac di plastica. Ma non si riesce a capire un cazzo. Bastardo, viramo come scherzi appena te piglio. Vaffanculo. O piccoli e sterci radi, cose che sto bordegno. Ah però Razio, non mi aspettavo che tu ti impressioni su questo casino. Non saprei di cosa sta succedendo, ma io ho un sospetto di sapere. Sarà il nonno e spacca tutto di Davide Chio. A dire la verità, Tommaso Vercello ha ucciso Jonathan dall'episodio precedente di GTA Vice City Mod Nippy Tuning. Cosa? Ma si è fottuto il cervello, ma che cavolo succede, porca miseria. Ragazzoli, smettetela di litigare con me dai bambini, dobbiamo vincere questa gara ya unai. Sì Alex Strasse, dobbiamo vincere questa gara. Regia, velocizzate questa da te. Alessio che cazzo fai? Regia, non velocizzare la parte, siamo vicinissimi alla vittoria, non fare niente di testa sua. E tu Alessio Strasse, finiscila di fare danni. Scusa. E a chi perdi un ballotto, quasi quasi ti la scotterai. Intendi di me? Il Zatorico, proprio tu. Non ti credo, Alessio Strasse ha una sorella, ahahahahahaha. Hai, non fammi litigare ora. Scusa amico, ma non ho resistito, non incapparti con me, ti ricordo che ho i 40 centimetri duri duri, di collo e sterco raro. Intanto ho vinto io, e vai di 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 di. Ma come cazzo ho fatto ad arrivare in prima posizione? Come ha fatto? No. Amico mio, tu devi sapere che io vinco sempre le gare, siete voi che non ci arrivate, schifosi Razers. Razers lo dice a quella bagascia di Kairi che c'ha una mamma puttana, xdxd. Busto pezzo di stupido, non ti azzardare a parlare male di mia madre, lezzina. Appena vinciamo noi, tu devi affrontare le tue conseguenze. Ma tu come ci sei riuscito ad attivare il Rage Time?
Questo è pazzesco. E no, quello stronzo ha insultato mia madre, che poi è morta da tanti anni fa. Quello è cretino di sicuro, avrei dato a schiaffi. Ben detto Sora, non dovrebbe parlare male di sua madre, se poi è un periodo molto difficile. Sono d'accordo con te, Orazio il pazzo. Mandate tutti a cagare, vasche di merda. Attenzione, attenzione, qui vi parla il vostro caro Fabio, che sono io. Oggi vi facciamo vedere i concorrenti di questa gara. Abbiamo Sora e Kairi e Riku, soprattutto Orazio il pazzo. Qui con noi c'è Claudio, agagagaga. Ben detto Fabio, come potete vedere, non è spacca tutto di Davide Chio, non riesce a raggiungere la Subaru impresa, perché ha modificato l'estetica, ma non le prestazioni, c'è figura di merda. Esatto Claudio, quello è proprio un Riser, proprio come Generale R, ovvero, Generale Riser. Ovviamente non lo voglio insultare, io sto scherzando con lui. E non mi dite nei commenti, dicendo hai insultato questo, hai insultato quello, è inutile. Sora? Dimmi Kairi. Ma Fabio fa il conduttore di gare, io ho visto la sua voce. Sì, mi pare che Fabio fa il conduttore, manco se fosse una gara di MotoGP e gare di Formula 1 messe insieme. Forse perché hanno fatto entrare la Credis Action Admit. Come potete vedere, Alberto Cavaliere vuole vantare di vincere, ma non ci riesce. A quanto pare, Alberto ha una macchina che ha modificato poco la meccanica, si vede che lui è povero. Ma la cosa importante, è che Sora è come Michael Schumacher e Marco Simoncelli messi insieme, agagagagagaga. Hai perfettamente ragione, peccato che Marco Simoncelli è morto nel 2011. Ma mi spieghi chi è Marco Simoncelli? Marco Simoncelli è stato un pilota motociclistico italiano, campione del mondo della classe 250 nel 2008. Conosciuto fra gli appassionati con il nomignolo di Sico Super Sic, è morto a 24 anni durante il Gran Premio della Malesia, che si stava disputando sul circuito di Sepang. Io mi ricordavo che nel 2006, avevo guardato le partite di MotoGP, e Valentino Rossi ha vinto 1 milione di gare. Invece Hamilton era arrivato in terza posizione, ha perso la corsa una volta. Gentili telespettatori, siamo arrivati al terzo giro, Sora vincerà questa gara? O Alberto vincerà? Vediamo un po', tanto non voglio segreare ora, voglio vedere cosa se la cavano nelle gare. Ben detto Fabio, non dobbiamo segreare. Giusto Iner? Giustissimo hermano, giustissimo. Sora e Kairi e Riku sono a bordo di una Subaru Impresa blu, perché questa è la macchina di Colin Gray. Adesso vediamo un po' chi vincerà in questa gara. Purtroppo ladies and gentlemen, gangsters, eccetera, le cose più importanti che Enzo Ferrari lo diceva. Il secondo è il primo degli ultimi. E lo sai, ce diceva Colin Gray, se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte. A quanto pare Colin guidava una Subaru Impresa. Sora vince di nuovo la gara, in prima posizione. Ma perché urli? E sei corraro. Claudio esulta cazzo, esulta... Beh, Fabio ti fa solo Sora. Prima o poi, ti comprerò la tua auto, una Nissan 350Z, promesso. Complimenti Sora, ora puoi iniziare che l'ultima gara. Vincerò per l'affitto, agagagaga. Sono bello che carico, non posso fallire. Io sono il più forte. Kairi reggiti forte, che poi inizio in alta velocità, quindi tieniti pronto. Ok. Spero di non farmi venire un mal d'auto, perché se no, son cazzi amari. Tu non ti preoccupare Riku, starò molto attento alla strada. Ragazzi, che non dovo! Rieccoci qui nell'ultima gara, la DS and Gentlemen, Gangsters, eccetera. Iniziamo subito cosa staranno facendo i concorrenti. Sora è partito come un razzo, agagagaga. Come ben sapete, siamo di nuovo su Mondolino Racing Championship. Alla prima posizione abbiamo Sora, Kairi e Riku. Alla seconda posizione abbiamo Alberto Cavaliere e al terza posizione abbiamo Nonno Spacca Tutto di Davide Chio. Per non dimenticare il signor Nessuno, molto spiritoso Claudio, ma non abbiamo il tempo per scherzare. Comunque, Sora si comporta molto bene sulle strade fognarie, perché la Subaru Impreza è una berlina 4WD. Questo ci sta attaccati al culo sto Alberto. E che vogliamo fare Sora? Alberto è capace di tutto, per esempio fare drift, corse, sprint, eccetera. Sì sì, vantati pure, io vanterò, non tu. Si dice vanterò, non vantero.
Alberto, impara l'italiano, perché tu lo stai uccidendo, come Federico di Valentina e Federico storia di cacca e amore. Aspetta, hai detto Valentina e Federico storia di cacca e amore? Sì fratello, era quello che mi intendo. Ma questo lo conosco, era la storia di uno smerdaiolo di nome Federico, quello che ha i problemi di stomaco. E Valentina Mischineipa non ne poteva più di Federico. C'è vergogna, che io ti parlo in siciliano, io grido dell'ergastolo. Che vergogna, l'omino dell'ergastolo, non pensa agli affari suoi. Io gli darei l'ergastolo con le sarde di Sergente Cross. Ok, starò zitto. Ora mangia la pasta con le sarde, fallito. No che la roba letale, mierda. Madonna. Hanno ammazzato l'omino dell'ergastolo, siete dei bastardini. Vabbè, tanto quell'omino dell'ergastolo mi rompeva sempre le scatole, finalmente è morto. Puttana tua madre. Ma tu scherza con queste cose. E siamo di nuovo al terzo giro, attenzione attenzione ragazzi. Fatto sta c'è l'omino dell'ergastolo è stato ammazzato da Kairi, finalmente è morto. Non potevamo più sto omino merda. Ora vediamo se riesci a tirare a 130 all'ora, agagagagaga. Sono tu a dire io ti scoppio io a Dio! Bla bla, hai rotto il cazzo, vecchiaccio di merda che non sei altro. Sto per arrivare alla prima posizione. Tu non ce la farai signor Previtera, non ce la farai. Proprio come Diarmentis Fracellozzi, agagagagaga. Minchia sei proprio cattivo con signor Previtera, agagagagaga. Cattivo? Tenero crostato, lo mangerei vivo. No vabbè, questa citazione di Vittorio Sgarbi, mi mancava. Hai finito di ridere? E tu, sgancia subito la grana, hai perso. Che minchia ridi, testa di cazzo. Non vi sopporto più, me ne vado da questa città di merda, Los Angeles mi ha rotto il cazzo, ora mi trasferisco a New York City, che cavolo. E anche questo abbiamo vinto la gara, sì, cazzo. A me dai Riku, perché urli mezzo mondo. Sora esulta cazzo, esulta. Piccioni stai rompendo i timpani, non è possibile. Però Sora, guarda il lato positivo, abbiamo guadagnato il rispetto. Beh amore, hai sempre il lato positivo. Ariku, ti devo dire una cosa. Dimmi tutto Sora. Ora che tu hai i tuoi soldi, puoi trovare delle ragazze in giro per Los Angeles. Tanto le donne ti piaceranno. Buona idea Sora, troverò una ragazza più bella di questa città. Continua.